È arrivato il momento dell'orgoglio della robotica italiana. Ah, sì? Ah, beh, cioè, sarebbe... Mi fiora l'occhiello, Esther Ascione. Ah, beh, ma se Esther, certo. Esther Ascione. Quanto è bello. Ma gli scherzi. Fa le fitte. Ah, adesso la braccia. Sempre, mi chiamo Esther Ascione, sì, e sono in grado di riprodurre 274, certo, espressioni umane, fra cui rabbia. Via, certo. Ti vanno bene le fettine di vita? No, anche lei no. Ancora no. Che disgusto. Ciao Greta, ciao. Sai che qui cambiamo conduttrice ad ogni puntata? Sì. Secondo me tu resterai fino alla fine della stagione. Ah, non credo di essere così brava. No, infatti non è per quello, è che le hanno chiamate tutte, proprio a parte Natalie Caldonazzo e Peppa Pig. Ma no, ma poi perché le accomuna? È molto strano, perché sono mesi che chiedo più spazio in questo programma. No, senta. Si soffre, ma si soffre tantissimo, sapete perché? Ma è un androide. No, no, non lo dica, non lo dica. Lo dico? Facciamoglielo dire, dai. Cosa ha lei più di me? Vabbè, insomma. Niente. L'ha detto. No, niente. Niente. È che io sono un'umana, tu sei un androide, quindi diciamo, siamo proprio essere messi a confronto. Già, Esther, che vuoi farci? Questo è il tuo destino. Per quanto tu cerchi di migliorare ogni giorno, crescere, troverai sempre una rompicoglione. No, ma non si dice così. Esther, tu sei un androide. Se fosse lei un androide, io, ma ti sembra un androide? Sì, un androide fatto male, guarda qui, che orrore! Dei bulloni, delle cose, dei dubbi, una roba di matricola. Ma che matricola, eh? La regali i tuoi ingegneri? Non ce l'ho, è impazzita. Sì, ragazzi, i tuoi ingegneri, Fabietto, Mariolino, portatela via, spattatela fuori, veramente. Ma chi sta portando via? Non ma questi non capiscono niente. Ma sono due deficienti. Ma finalmente. Ti prego, voglio essere una mano. Ragazzi, voglio aprire una partita IVA. Ma che partita IVA? Basta. Bastardi. Ma che bastardi? Ricordiamoci di assumere dei butta butta fuori. Sì. Ciao la passione.